Ok, abbiamo appena visto come importare un semplice oggetto, ora proviamo a bucarlo per vedere come lavorarci sopra. Quindi andiamo sul nostro cubo che abbiamo visto, se lo vediamo texturizzato, ha la texture che ci interessa, più o meno. Adesso non ci interessava solo che comparisse. Proviamo a bucarlo. Per bucarlo usiamo cioè aggiungiamo in modalità oggetto, facciamo un cilindro, quindi Shift A, mettiamo un bel cilindro, questo cilindro lo ruotiamo lungo l'asse Y, quindi RY 90, vedete, invio, poi facciamo SX per farlo un pochino uscire, e S Shift X per farlo diventare un pochino più piccolo, se ce la facciamo. No? Quindi S, Shift X e poi ok. In questo modo lo buchiamo in questo così, no? Quindi diventa magari facciamo S, Shift X. No. S, Shift X. Facciamo un pochetto leggermente più grosso in modo tale che sia quasi tutto e usiamo un modificatore che si chiama Boolean. Quindi andiamo qua, selezioniamo il primo oggetto, andiamo sui modificatori, aggiungiamo il modificatore booleano e a questo modificatore gli diciamo che deve fare la differenza dell'oggetto 1 con un oggetto che gli indico io che è il cilindro. Così lui praticamente toglie il cilindro al cubo. E poi gli facciamo l'applica. Dopodiché selezioniamo il cilindro che ci serviva solo per fare questa operazione, facciamo canc e vedete che ci ha bucato esattamente quello che ci interessava. Ora, supponiamo di fare le cose semplici, poi per vedere una doppia texture, quindi la texturizzazione la facciamo nel prossimo video. Magari texturizziamo l'interno con un'altra texture, così vediamo quello che succede. Supponiamo di voler esportare questa struttura. In realtà qui c'è una piccola trappola e la trappola è dovuta al fatto che se andiamo a vedere in modifica, vedete che qui sono comparsi dei n-gon. Facciamo 5 così vediamo un pochino. Ok? Gli n-gon sono queste facce che sono sostanzialmente che hanno tantissimi lati. Ecco, queste cose ho visto che ai Fidelity gli danno fastidio, nel senso che se noi lo portassimo, qui lui in realtà non capirebbe come chiudere questo buco, anzi come tenerlo aperto. E ve lo farebbe vedere praticamente come una sorta di palpebra abbassata. Allora, come facciamo a evitare queste cose? Semplice, c'è una funzione, anzi ce ne sono n a dire il vero. Noi possiamo selezionare anche solo la faccia per dire, possiamo quindi tanto questa è in realtà anche dietro, quindi ci conviene dire tutto. Quindi selezioniamo tutte le facce. E di tutte queste facce che abbiamo selezionato, nel mesh abbiamo facce e abbiamo la possibilità di triangolare tutte le facce, che potrebbe andare bene, oppure anche solo di. Beh, diciamo che facciamo. Prima facciamo Ctrl T, quindi vedete che produce sostanzialmente tutti i triangoli necessari. E poi magari cerchiamo di ridurre il numero di triangoli facendo ancora facce e poi facciamo triangoli a quadrilateri Alt J, ok? In modo tale da tenere sostanzialmente i triangoli soltanto dove serve. Ok. Ora a questo punto, se noi andiamo a vedere le texture di questo oggetto, cioè come è texturizzato, andiamo così. Vedete che dentro non è texturizzato, però facciamo una cosa. Beh, facciamo un tentativo. Proviamo a esportarlo così, vediamo se ce lo fa fare. Non so se accetta di fare
far uscire un qualche cosa che non sia testurizzato, o se no facciamo anche, selezioniamo, no vabbè, proviamo così e poi eventualmente se necessario testurizziamo l'interno. Quindi avendo l'oggetto facciamo file, esporta, sempre formato FBX, i formati se li ricorda dopo che li avete messo una volta, oggetti selezionati e questa volta il cubo FBX la chiamiamo cubo HF 2 buco. Quindi se noi facciamo invio e andiamo a vedere che cosa ci ha salvato, vediamo che ci ha salvato un altro file che è super giù, è un pochino più grosso, nel senso che c'è qualche K in più, che sono queste geometrie che abbiamo aggiunto il buco, però sostanzialmente è un mega circa. Andiamo in High Fidelity, perfetto, e a questo punto proviamo a fare CTRL SHIFT A e proviamo a tirar su anche un altro quest'altro signore, quindi date cubo HF2 buco, perfetto. Allora quando lo tiriamo su, ecco, a me succede spesso che se non va giù il primo colpo vuol dire che si è bloccato, quindi in questo caso semplicemente cosa faccio? Esco, spengo ai fidelity e rientro. Questo non so, è un bacco da qualche parte, non so se succede anche a voi. Comunque rientro, solo questione di qualche secondo, cancel, CTRL SHIFT A, andiamo a vedere. Dunque l'avevo tirato su Edu3D, dovevo farlo, niente, lo rifacciamo. Choose file, andiamo per data, cubo HF2 e qui gli mettiamo Edu3D barra, ok. Quindi adesso è andato sotto Edu3D, adesso c'ho il cubo HF2 col buco. Quindi facciamo un add to world. Ecco qui, visto che abbiamo un buco, non va più bene il good sub meshes, perché ho visto che in quel caso col buco a me non ha funzionato. Se voi volete fare alcune prove, ma io ho visto che la cosa che mi funziona sicuramente è l'exact all polygons. Facendo così facciamo add e abbiamo il nostro cubo rezzato, e direi che gli n-goni sono andati, non hanno dato problemi, e neanche la texturizzazione. Quindi il fatto che mancasse la texturizzazione, in realtà lui l'ha texturizzato sempre con la texture originale, quindi va bene. Allora, nel prossimo video vedremo invece come aggiungere una seconda texture al nostro cubo, in modo tale da vedere come si comporta. Quindi tutto per questa seconda registrazione, ci sentiamo al prossimo.